chiude in bellezza l'anno il Biceglie, che torna alla vittoria e conquista il primo successo della gestione passiatore. I nerazzurri, al debutto con il nuovo allenatore, portano a casa una partita complicata contro un mai domo Real City, che cede solo nei minuti finali dinanzi alla prodezza tecnica di Bonicelli. Si vede fin da subito la mano del tecnico Tarantino, che abbandona il 3-5-2 per passare ad un 4-3-3, con D'Argenio che prende il posto dello squalificato Do Grieco sulla corsia bassa di sinistra. Da menzionare anche l'esordio da titolare per il neacquisto Ducouré, che va a completare il tridente d'attacco con Di Rito e De Vivo. Primo tempo abbastanza scarno di occasioni. La più nitida ce l'hanno i padroni di casa con questo sinistro di Rodriguez, che colpisce l'esterno della rete, dando a tutto lo stadio l'illusione del gol. Poco più tardi, De Vera è costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un infortunio. Al suo posto entra il classe 2000 Fanelli. Ed è proprio Fanelli che 20 minuti più tardi perde una velenosa palla in uscita, concedendo poi una pericolosa punizione ai padroni di casa. Piazzato, non concretizzato, dal numero 10 De Vivo. Si conclude con un sussulto del Real City il primo tempo. Ferrandes, imbucato dal compagno, si ritrova tu per tu con Tarolli, che è costretto ad uscire in acrobazia per evitare il peggio. Si conclude senza reti la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, molti cambi da una parte e dall'altra per provare a cambiare una partita che non accenna a sbloccarsi. All'11esimo, De Vivo intercetta un buon pallone a metà campo e dopo una buona percussione spedisce il pallone di poco alto sulla traversa. Scorrono i minuti e la partita langue, le occasioni migliori arrivano a poco dallo scadere. Stele calcia da fuori aria e trova una rocambolesca deviazione non sfruttata da Stefanini. Nemmeno un minuto più tardi il Biceglie trova il gol partita con il rientrato Bonicelli, che taglia fuori la difesa con un gran controllo di petto. Gesto tecnico suggellato poi dal morbido lob, con cui scavalca Lusardo e fa 1-0 per la gioia di tifosi e neo allenatore. Il Real ha anche l'occasione per pareggiare la partita con Consolazio, che però non approfitta della leggerezza difensiva, mandando lo scavetto sopra la traversa. Fa festa il Ventura, che vede la sua squadra chiudere con una vittoria all'anno solare. Il Biceglie chiude il 2022 a meno 3 dalla capolista Manfredonia. Dopo la sosta tornerà in campo l'8 gennaio nella trasferta di Canosa. Il Real City debutterà nel nuovo anno affrontando in casa l'Ortanova.